Abbiamo lasciato il confine svizzero e percorso tutta la riva sinistra del Lago Maggiore. Abbiamo sognato e lasciato parte dei nostri sogni lì, in quei paesaggi senza tempo. Ma adesso è ora di continuare il nostro viaggio. Siamo pronti per un'altra giornata di viaggio, insieme alla nostra cara Mowgli. Siete pronti anche voi? Dogana Italia, entrata Svizzera. Nadia sta comprando la vignetta, che è un bollo per attraversare la Svizzera, del costo di 40 euro, che però dura un anno. Ma noi la Svizzera attraverseremo solo una volta. Almeno. Com'è andata? Mi ha detto che devo andare a chiedere alla dogana svizzera per la vignetta. Ah, perfetto. La vignetta svizzera che serve per camminare nelle strade svizzere è costata 40 euro e possiamo andare per le autostrade svizzere. Svizzero? No, vi. Qualche punto qua della Svizzera, vi faccio vedere il paesaggio montuoso, tanto verde, tanta tranquillità. Tu che dici? Bello, molto panorama bello. Molto bello. E niente, noi per 2 ore abbiamo girato attorno, perché uscendo dal lago, dall'Italia, ci hanno disattivato la rete wifi, la rete mobile. Pensavamo di avere il roaming, ma non so per quale motivo non funziona. Quindi ci siamo ritrovati in mezzo a nulla, senza connessione. Facciamo all'antica, guardiamo la mappa e cerchiamo di... Però fatto sta che dopo due ore abbiamo trovato la strada. Speriamo sia quella giusta. Tu che dici? È quella giusta, stiamo andando verso su. Verso? Sopra. Verso la Germania. Per ora stiamo andando verso Lucerna, che è una città che si trova quasi al confine con la Germania. E poi ricontrolliamo la mappa e vediamo com'è combinato. Non so se si vede, ma qui c'è la neve. Autostrada, gira leggermente finalmente sui 35. Sui 35 Bellison
Dov'è che stiamo andando verso? Lucerna. Noi ci siamo fermati perché dovevamo fare una pausa, ci sentivamo stanchi. Abbiamo trovato questa area di servizio attrezzata con tavoli e giochi e tutto pulitissimo. Sì. La Svizzera è meravigliosa. Mm. Niente, cucineremo qualcosa. Sì, cuciniamo e poi riprendiamo. Andiamo. Vito come sempre si appresta a cucinare. Mettiamo l'acqua. Acqua quanto basta. Cosa mangiamo? Ma volevo fare un po' di tortellini con ragù. Buoni. Un po' di sale salato. Dove sono le salate? Nella valigetta, la... Io sempre, mi vengono sempre subito le parole. Sale salami, bello pressatone. Sale. Mi è venuto il dubbio. Mettiamo il pentolo. Com'è? Fra quanto è pronto? È tempo che bolla e poi mettiamo i tortellini. Abbiamo, per motivi tecnici, il ragù pronto. Lidl, l'ho comprato a Lidl. Sempre buono quando c'è qua. Perché cucinando così in natura non è che si può pretendere di sbucciare cipolla, di tutto così. Però è sempre buono, non è che... Tortellini abbiamo scelto questi. Sempre by Lidl, che già sono caldi, un pacco dobbiamo mettere a riposo. Io credo che un pacco è un chilo, mezzo chilo, non saranno assai per tutte e due. Ho fame. va bene, ma non lo so manco se c'entra. Vabbè, aspettiamo che bolla. Ok, poi sembrerebbero cotti. Lo scolo, spegniamo. Metodo antico. Stiamo preparando la terma per gli uccellini. A me quello di più. Ok. Salsa. Andiamo. Quanta salsa vuoi? Metti, ti dico io, basta. Un altro pochino e basta. Basta, basta, basta. Buon appetito. Buon appetito. E questa è mia. Sono i tortellini con ricotta e spinaci con ragù. Vadino! Buon appetito! Buon appetito! Belle, no? C'è questa, che è un leone.
questa struttura non so cosa è, metallo, vecchissima, non ho proprio idea di cosa sia. Chi lo sapesse tra voi me lo scriva. E poi c'è pure questa scultura che è uno scimpanzé. Oh, fa paura.